Ritorno al futuro. E per la serie prendere il toro per le corna, qui a Rosciano c'è la possibilità di fare il mitico giro intorno al toro. Qua 13, 14, 15, 16, 17 agosto la capitale del country si sposta a Rosciano. Stand gastronomici, ma soprattutto tutto in tema country. Mi raccomando, non si può mancare. Go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Alla festa del parco di Rosciano siamo qua entrati nelle cucine, ma non solo le vere cucine, qua si tratta proprio di saloon, perché qui è tutto country. Sono qua con Chiara, ecco Chiara, dici il menù di questa sera e poi svelaci qualcosa anche dei prossimi giorni. Intanto il menù di questa sera. Allora, stasera ci sono tagliatelle e ragù, tagliatelle e fagioli, e poi ci sono le piadine farcite, hamburger e hot dog e patatine fritte. Ecco i ragazzi che stanno già lavorando, le signore che stanno cucinando, quindi diciamo siete già partiti, ma vi aspettate tante persone perché ancora il meglio deve ancora venire. Sì, oggi è la prima serata, dai, invitiamo tutta la gente a venire a questa festa bellissima. Ecco, ma soprattutto il giorno di Ferragosto, visto che tutti dicono non si sa mai che cosa fare il giorno di Ferragosto, qua a Rosciano ci sarà una serata molto particolare con un menù che cambia, un menù proprio solo per Ferragosto. Che cosa ci sarà? C'è la serata country, quindi ci sarà il menù country, diciamo, e ci sono il piatto unico del menù che è fatto dallo stufato del cowboy, e alette di pollo, e le cipolle fritte, e le uova strapazzate e patatine fritte. Insomma, amanti del country non possono mancare il giorno di Ferragosto, ma non solo, perché qui la festa dura 5 giorni. Buon lavoro Chiara e tutto lo staff della cucina. Grazie. Siamo ancora nelle cucine del saloon della festa di Rosciano e sono qua con i ragazzi che ci stanno prodigando, stanno facendo hamburger per tutti. Come va? Ah, molto bene, hamburger e hot dog a volontà questa sera. Ecco, quindi tante persone, ma come dicevo prima con Chiara, ancora il meglio deve ancora venire perché la settimana è lunga e qui la festa non finisce mai. Già, oggi è il primo giorno, abbiamo ancora giovedì, venerdì, sabato, domenica, quindi ha voglia di mangiare hamburger, hot dog. Tutti a mangiare l'hamburger alla festa di Rosciano. L'energia, l'allegria del country qui è un qualcosa di veramente incredibile. Subito sono entrato qua e mi hanno messo subito questo cappello. Ragazzi, anche qua al bar siete prontissimi per servire tutti i visitatori della festa del parco. Beh sì, abbiamo preparato tutto, tutti i ragazzi sono pronti, i frighi carichi e quindi aspettiamo la gente. Ecco, che cosa si può bere? Tutto quanto naturalmente, tutto quello che vogliono. Certamente, tutto quanto, abbiamo tutto, da vino, acqua, birra, bibite, qualsiasi cosa. Ecco, chi più ne ha più ne metta, buon lavoro ragazzi e tutti al bar qua alla festa di Rosciano. Ragazzi, venite qua. Siamo con Roberto Marangoni di Sportland, l'organizzatore di questo 7° torneo di pallavolo misto. Tante le squadre, tanto il divertimento, anche quest'anno abbiamo appena premiato le squadre, quindi un appuntamento che non mancherà anche il prossimo anno, immagino. Certamente sì, come dicevo durante le premiazioni siamo stati per vari motivi 2 anni fermi, ma l'abbiamo ripreso perché ha grande richiesta e un altro anno lo faremo anche con più entusiasmo di quest'anno naturalmente. Ecco, tutti pronti adesso invece per mangiare, perché dopo aver giocato bisogna un po' rifocillarsi. Certo, certo, anche perché grazie agli amici di Rosciano che hanno offerto la cena a tutte le squadre e a noi dell'organizzazione, per cui andiamo a mangiare adesso. E alla festa di Rosciano qua è stata montata addirittura una tenda, anzi ben 2 tende di questo accampamento indiano, grazie a Arfan Animation e a tutte queste animatrici che ci stanno prodigando. Ecco, sono qua con Sara. Ecco, Sara, che cosa possono fare i bambini qua a Rosciano? Vedo che già hanno cominciato e si stanno divertendo tanto. Certo, allora i bambini vengono qua e gli insegniamo a fare gli scacciapensieri, gli facciamo i braccialetti, le collanine e c'è anche il trucca bimbi. Poi basta, ci sono i balli di gruppo, venite bambini che qua ci si diverte insomma. Ecco, per la serie come si suol dire, chi vuole intendere intenda, no? Esatto.
E siamo qua alla festa di Rosciano nella gigante pesca e fate sentire qua il suono di queste. Il suono di queste palle che stanno girando e prontissimi per vedere che cosa vinceranno non solo i più grandi ma anche i più piccoli. Sono qua con Denise, come sta andando? Benissimo, per essere la prima serata va molto molto bene, pensavamo che ci fosse meno gente ma c'è parecchia gente appunto. Ecco, ma la gente vuole sempre sapere i premi grandi quali sono? I premi abbiamo i prosciutti, le biciclette, i salami, la televisione, quest'anno è la prima volta che abbiamo la televisione. A un prezzo modico? Dai, una pallina 2 euro e tre palline 5 euro, benissimo. Direi che vale la pena, tre palline 5 euro, tutti a provare la pesca. Ed eccoci qua alla festa di Rosciano dentro la casa dello sceriffo e giustamente anche io per entrare ho dovuto munirmi di cappellino, ma venite con me perché devo spiegarvi un gioco molto molto originale. Ecco qua, suoniamo la campanella perché è prontissimo un gioco che da domani sicuramente farà impazzire tutti i visitatori di Rosciano. Sono qua con Paolo. Ecco, Paolo vi fa vedere da dove dovranno sparare chi avrà la mira migliore, perché chi avrà la mira migliore con pistola o fucile dovranno cercare di andare al segno del bersaglio. Ecco, se l'operatore vi fa vedere il bersaglio che è distante, quindi bisogna avere veramente una grande mira. Chi riuscirà ad avere la mira migliore potrà vincere il premio, quindi tutti a provare questo gioco molto molto particolare. E siamo qua alla festa di Rosciano con colui che coordina un po', tiene le fila di tutta questa grande manifestazione, Mario Vagnini. È partita alla grande questa manifestazione, ma non finisce qui perché questa sera è un gran inizio, ma già da domani che cosa ci sarà, Mario? Allora, diciamo che se questo è l'inizio come mercoledì, diciamo che per noi la partita è partita alla grande. Allora, oggi abbiamo questo inizio che abbiamo provato con una gara di briscola, che abbiamo provato con la festa dei giovani. Domani abbiamo la Miss Over, che per noi è, diciamo, un'esperienza nuova, mai fatta, diciamo, nelle nostre feste, perché ci sono state sempre sfilate di moda, 35 più, 40 più, 50 più. E allora pensavamo che fosse uno scherzo, che la gente, invece abbiamo avuto molte iscrizioni di anche bellissime signore del nostro territorio, non abbiamo bisogno di ricorrere alle straniere perché abbiamo le nostre belle donne. E io penso che anche domani sera, oltre che il gusto della cucina, che noi, le nostre donne sono forti in questo, da domani partiranno tutta gli gnocchi all'anatra, ripartirà la trippa, i fagioli, gli hamburger, hot dog e tutto il resto, abbiamo anche questa bella immagine di una sfilata di tutte le nostre donne del nostro territorio. E che non sarà basta. Comunque anche un po' di musica per chi vuole ballare domani? Sì, domani, diciamo, dopo la sfilata ci sarà un DJ con dei musici anni 70-80 dove ci faranno balli di gruppo, balli insieme, e questo qui sarà dopo la sfilata. E invece poi arriviamo a venerdì, perché venerdì è Ferragosto e la festa di Ferragosto qua proprio prende il volo, perché è una giornata molto particolare che parte già dal pranzo. Esatto, la giornata del Ferragosto, siccome la nostra associazione era abituata a fare il pranzo di Ferragosto con l'Oca, diciamo, quest'anno abbiamo allargato questi discorsi a tutti, forse ci siamo allargati un po' troppo, perché cominciava a essere un bel mucchio di persone con un bel mucchio di oche che quelle donne hanno dovuto pulire. Facciamo l'oca in porchetta al giorno con un bis di primi, come, diciamo, è la nostra tradizione, e speriamo che chi vuol gradire si unisce a noi e facciamo una bella festa per quanto riguarda il pranzo di mezzogiorno. Alla sera ritorna il tradizionale country che noi facciamo al venerdì, con dei gruppi di ballerini country, con tutta una musica country che farà tutta la serata ballare la gente. E pensiamo, abbiamo avuto un discreto successo l'anno scorso, pensiamo di ripeterlo quest'anno. Ecco, benissimo, ma poi la festa non finirà a Ferragosto perché avremo il gran finale con sabato e domenica. Sabato, così, se ci vuoi svelare chi suonerà, che cosa ci sarà? Allora, diciamo che sabato ritorniamo al nostro tradizionale liscio con la Serretti Band, e il sabato e la domenica sono le orchestre tradizionali del liscio con il mangiare classico dei nostri, diciamo, delle nostre donne. E speriamo che ci sia gente, che il tempo ci assiste
e che riusciamo ad accontentare anche il nostro pubblico anche quest'anno. Ecco, a Rosciano non manca lo sport, anche questa sera è stato premiato un torneo di pallavolo e domenica ci sarà anche la gara podistica, la quinta gara podistica. Esatto, noi abbiamo il gruppo di Sportland che collabora sempre con noi, col trofeo Manuelli per quanto riguarda il calcio a 5 e con un torneo di pallavolo. Sportland insieme a noi organizziamo queste due manifestazioni per noi molto importanti che facciamo, combiniamo con questa festa di stasera che ci sono le premiazioni del torneo di pallavolo. Domenica mattina c'è la classica Colle di Montegiove che diciamo non si fanno dei grandi numeri, ma all'inizio chiedevo ma perché da noi non verranno, i corridori me l'hanno detto, perché il Colle di Montegiove è molto in salita, allora chiaramente dice viene solo chi ha una certa resistenza. Però noi oramai siamo affezionati alla nostra Colle di Montegiove e la teniamo stretta. Ecco, che dire, ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi non abbiamo scuse, tutti a fare almeno un saltino, un piccolo salto il giorno di Ferragosto, ma tutto il weekend alla mitica festa di Rosciano. E poi giri per la festa di Rosciano e incontri due persone che sono proprio tutte vestite completamente in stile country. I nomi? Valentina e Andrea. Ecco, proprio vestiti ad hoc, prontissimi per questa festa. Esatto. Quindi questo poi è solo il primo giorno, tornerete sicuramente anche i prossimi. Sì, sicuramente sì, anche perché siamo appassionati di musica country, io sono un musicista, lei mi segue sempre, che è mia moglie, e di conseguenza vedremo anche le prossime serate. E quindi allora buon divertimento alla festa di Rosciano. Grazie. Anche a voi. Ci aggiriamo qua tra gli stand di Rosciano, si sta degustando la cena, ma soprattutto stanno mangiando anche i campioni del torneo di pallavolo. Ecco qua, io voglio sapere prima di tutto il nome. Marco. Ecco Marco, com'era la cena di Rosciano? Benissimo, abbiamo mangiato da fondarci, se si può dire. Soprattutto non c'era modo migliore per festeggiare la vittoria. Ah no, sicuro, guarda, perfetto, abbiamo mangiato tagliatelle buonissime, abbiamo fatto bistris, ancora qui ci sono i morti, non sappiamo più dove mettere tutto, la carne è buona, posto. Allora, complimenti e buon appetito ancora perché state finendo. Penso che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto il limite. Ed eccoci ancora qua a Rosciano, siamo così, le ultime battute della cena, vediamo che ci sono dei resti, quindi la carne è stata gradita. Le ossa erano un po' dure. Le ossa le lasciamo perché... Comunque, quindi, complimenti alla cucina di Rosciano. Complimenti alla cucina di Rosciano. Quindi un 10 lode, quindi si può tornare anche i prossimi giorni. Ottimo, ottimo. Possiamo tornare i prossimi giorni, noi torneremo infatti tutti i giorni. E siamo qua in compagnia di tre ragazzi che hanno appena assaggiato le delizie della cucina qua a Rosciano. È la prima volta qua alla festa di Rosciano? No, ci veniamo sempre noi. Quindi diciamo un appuntamento che non si può mancare. Ah no, non si può mancare no. Quindi oggi è solo l'inizio, ma magari tornerete anche i prossimi giorni. Sì, sicuramente. E con questa estate che finalmente è arrivata, con questo caldo, non può mancare alla festa di Rosciano il gelato artigianale. E sono qua con... Rolando. Con Rolando, che lo stiamo disturbando proprio mentre sta facendo un gran cono. Che gusti sono? Sono amarena, caffè e limone. Ecco, prontissimo da gustare, ascoltando la musica e passeggiando per la festa di Rosciano. Poteva mancare il mitico il diavolo e l'acqua santa che diciamo che sono una band un po' rock acrobatica, perché riescono veramente a suonare così in una maniera molto molto particolare, guardare per credere. Loro hanno un'altra prospettiva di musica e ce lo fanno vedere. Come on everybody, clap your hands. Come on, sister girl, I wanna dance on. Yeah, sister girl, I wanna dance to you. Yeah, sister girl, twist this time machine.
E qua la festa di Rosciano è anche in atto, mentre c'è la musica, mentre ci sono i giochi, un grandissimo torneo di briscola, e qui naturalmente non possiamo disturbare, in bocca al lupo a tutte le coppie. E sono in compagnia di una coppia che appena finito il torneo purtroppo non è andata nel migliore dei modi, ma comunque qua a Rosciano vi siete divertiti sicuramente. Molto, anche perché piace giocare alle carte, si partecipa per divertirsi, poi dopo se uno vince anche tanto di guadagnato, ma non è il valore della vincita, è importante giocare e partecipare. Eccoci qua con chi ha lavorato e adesso ormai un po' di meritato riposo che ci sta, vero? Quasi, quasi, ancora non è presto. Ancora non è presto. Pronta però comunque per continuare la festa? Come no, sempre. Come abbiamo detto col presidente Mario Vagnini, la prerogativa di Rosciano sono tanti giovani e sono qua con Giacomo, una maglietta gialla che da sempre ormai aiuta e organizza, ormai è quasi coordinatore di questa festa. Ecco, tanti ragazzi, tanto lavoro, ma è sempre un piacere. Sì, è sempre un piacere perché come potete vedere, penso che avete avuto già modo, tanta bellissima gente, soprattutto tante belle maglie gialle, tutti giovani, e questa è la nostra forza, tanti giovani che ci mettono impegno, volontariato, perché rigorosamente siamo tutti volontari per fare queste bellissime manifestazioni. Stasera abbiamo aperto la grande, un mercoledì così non l'abbiamo mai avuto, tanti giovani, questo è, come diceva il nostro presidente prima, è la ricompensa più grande, non è quei pochi spiccioli che tiriamo su con la festa, ma è la soddisfazione di organizzare qualcosa per la gente e anche per noi, perché è veramente uno spettacolo con questi ragazzi che hanno una vitalità incredibile. Ecco Giacomo, lo dico a te ma lo dico anche a tutte le maglie gialle, grazie e soprattutto buon lavoro per tutta questa grande festa di Rosciano che è solo all'inizio. Ma grazie a voi e appuntamento a tutti i prossimi giorni, da domani venerdì con il country e la grande chiusura sabato e domenica, grazie di nuovo, benvenuti, siete tutti benvenuti alla nostra festa. E a chiusura di questo grande speciale a Rosciano non si può che dire tutti a Rosciano il 14, il 15, il 16, il 17 agosto, e ve lo dico io, non mancate, ma io non diciamo che non posso essere tanto convincente, se invece lo dicono loro... Non mancate!